Parmenide, sulla natura. Le cavalle che mi portano, conformemente all'impulso della mia mente, anche ora mi guidarono, poiché m'avevano spinto su quella famosa via della Dea che porta l'uomo che sa per ogni dove. Su quella via fui condotto. Su quella via, infatti, mi portavano le cavalle esperte che tiravano il carro e fanciulle indicarono il cammino. L'asse, ruotando nel mozzo, mandava un acuto stridore, sprizzando faville, poiché era mosso dalle due ruote che vorticosamente si muovevano da una parte all'altra. Quando si affrettarono, le fanciulle figlie del sole, liberato il capo dai veli, a spingermi verso la luce, abbandonando la regione della notte. Là c'è la porta che divide il cammino della notte e del giorno, col suo architrave e con la sua soglia di pietra, e la porta, chiara come il cielo, e chiusa da grandi battenti, dai quali diche vendicatrice possiede le chiavi che aprono e chiudono. E allora le fanciulle, esortandola con gentili parole, la persuasero cortamente a togliere per loro velocemente la barra dalla porta, e la porta si aprì, rivelando un ampio passaggio e facendo girare nei cardini, da una parte e dall'altra, i suoi assi di bronzo fissati con cinghie e con chiodi. Per di là, attraverso la porta, le fanciulle guidarono immediatamente sulla strada il carro e le cavalle. E la Dea mi accolse benevolmente, mi prese la mano destra con la sua mano e così, con queste parole, mi parlò. O giovane, che insieme ai mortali guidatrici viene alla mia casa portato dalle cavalle, salve, giacché non una cattiva sorte ti ha condotto per questa via, che infatti è lontana dalla via battuta dagli uomini, ma una legge sacra e giusta. È necessario che tu apprenda ogni cosa, sia il fondo immutabile della verità senza contraddizioni, sia le esperienze degli uomini, nelle quali non è vera certezza. Ma ad ogni costo anche questo apprenderai, dal momento che le esperienze debbono avere un loro valore per colui che indaga tutto in tutti i sensi. Ebbene, io ti esporrò, e tu fai tesoro del discorso che odi, quali siano le sole vie di ricerca pensabili. L'una che esiste e non può non esistere è il cammino della persuasione, infatti segue la verità. L'altra che non esiste è che è necessario logicamente che non esista, e questa, io ti dico, che è una strada del tutto impercorribile. Perché ciò che non è, non puoi né conoscerlo, infatti questa conoscenza è realizzabile, né esprimerlo. Infatti è la stessa cosa, pensare ed essere. Bisogna dire e pensare che ciò che è esiste. Infatti è possibile che solo esso esiste, mentre il nulla non esiste. Su questo ti invito a riflettere. Infatti, da questa prima via di ricerca ti tengo lontano, ma anche da quella per la quale uomini che nulla sanno vanno errando, uomini con due teste, poiché l'incertezza che hanno nel petto guida la loro mente indecisa, ed essi si lasciano trascinare, sordi insieme ai ciechi, storditi, gente che non sa giudicare, per la quale è la stessa cosa e poi non lo è più il considerare l'esistere e il non esistere, e per la quale in ogni caso c'è sempre un cammino in senso inverso. Per me è lo stesso da quale punto cominciare, lì infatti di nuovo ritornerò. Guarda come anche le cose lontane, per mezzo della gente, divengano sicuramente vicine. Infatti non scinderai ciò che è dalla connessione con ciò che è, né separandolo completamente dalla sua connessione sistematica con tutti gli altri enti, né costituendolo in se stesso. Poiché giammai si potrà imporre con la forza questo, che esistono le cose che non esistono. Ma tu allontana i tuoi pensieri da questa via di ricerca, né l'atteggiamento dispersivo degli uomini ti costringa lungo quest'altra via, facendo uso di occhi che non vedono e di orecchie rimbombanti, usando vuote parole, ma giudica con la ragione le prove piene di argomentazioni polemiche da me adotte. Rimane ora solo da parlare della via che esiste. Su questa via vi sono molti segni in relazione al fatto che ciò che è ingenerato e indistruttibile. È infatti compatto nelle sue parti e immutabile e senza un fine a cui tendere. Non era né sarà, poiché è ora un tutto omogeneo, uno, continuo. E infatti quale origine gli cercheresti? Come e da dove potrebbe essere accresciuto? Da ciò che non è, non ti permetterò né di dirlo né di pensarlo, poiché esso non è né esprimibile né pensabile dal momento che non esiste. E quale necessità l'avrebbe spinto a nascere prima o dopo, se comincia
necessario che esista in assoluto o non esista affatto, né mai la forza della certezza conciderà che da ciò che non è nasca qualcosa accanto a ciò che è. Perciò né nascere né perire gli ha permesso Dike, allentando i suoi vincoli, ma lo tiene saldamente. Su queste vie dunque la decisione consiste in questo: esiste o non esiste. Si è deciso dunque, come era necessario, di lasciare una delle vie come impensabile e inesprimibile. Non è la vera via, infatti, mentre l'altra esiste ed è autentica. Come potrebbe ciò che è esistere nel futuro? Come potrebbe nascere? Se infatti era, non è. Così pure, se ancora deve essere, non è. Così si eliminano i concetti incomprensibili di nascita e morte. Neppure divisibile, giacché è tutto uguale. Né vi è, in qualche parte, un di più che gli impedisca d'essere continuo, né uno di meno, ma è tutto pieno di essere. Perciò è tutto continuo, poiché ciò che è tutt'uno con ciò che è. Inoltre è immobile, nei limiti di potenti legami, senza principio né fine, poiché nascita e morte sono state respinte lontano ad opera della vera certezza. E rimanendo sempre se stesso, nella propria identità, riposa in se stesso e così rimane saldo nel suo luogo. Infatti la possente necessità lo tiene nei legami del limite che d'ogni parte lo avvolge, poiché ciò che è non può essere incompiuto. Infatti non manca di nulla, ciò che non è invece manca di tutto. Ed è la stessa cosa il pensare e ciò che è pensato.